Il primo che abbiamo scelto era un messaggio di Silvia che gestiva un ristorante. Gesteva un ristorante e col caro prezzi, caro bollette, l'inflazione, la crisi, eccetera, eccetera, si trovava costretta anche lei ad alzare i prezzi del suo ristorante. Il giovedì dilemma era: dovendo necessariamente alzare i prezzi, cosa faccio? Alzo il prezzo del coperto, che è una cosa un po' più da infame, o direttamente quello dei piatti, che almeno è più trasparente? Ti ricordi cosa gli avevi detto? Le avevi? No, ma azzardiamo. Se dovessi risponderle oggi, e credo che sarà la stessa cosa che avevo detto, probabilmente le avevo consigliato di alzare il prezzo del piatto. Tutti? Perché comunque era legato quantomeno alla qualità. O no? Invece il prezzo del coperto, il coperto è sempre quello, perché lo devi alzare? Lì è proprio per dire devo alzare i prezzi. Invece il prezzo del piatto è comunque legato un po' al, credo, non lo so. Vogliamo sentire. Risentiamo. Sì, ma la pasta è tutta fatta da me e mio marito a mano, con tanto amore. Lo so, però la pasta noi la viviamo sempre come una cosa che non dovrebbe costare tantissimo. Sì, quindi alza tutti i secondi. Questa tutti è la soluzione. Secondi. Sì. Bravo. Vai. Oh, guarda che questo è un bel giovedì dilemma e poi da sentirci a Natale. Hai dovuto chiudere dopo l'inverno? No, o se sei riuscita, o se sei riuscita a campare con queste cose. Beh, un consiglio intelligente l'ho dato. Alza tutti, ero più intelligente prima di adesso, è vero? Adesso mi sono un po' instupidito, evidentemente. Silvia, buongiorno! Ciao! Quindi buongiorno. Innanzitutto vogliamo sapere se hai seguito il consiglio o hai fatto di testa tua. Ho fatto come sempre di testa mia. No, allora mi è andato tutto a rotoli. Cosa hai fatto? Hai alzato ma il coperto? Allora, partiamo di qui. La buona notizia è che Silvia non gestiva, ma gestisce ancora il ristorante, quindi tutto ok. Quindi siete ancora aperti, non siete andati sì, in fallimento. Sì, perfetto. No, fortunatamente perfetto. No. Sì? Guarda, è tipico da me, io rompo le palle a tutti per chiedere secondo te devo far così, e poi sempre faccio il contrario o di testa mia. Ho fatto... Mamma che nervi, quelli che poi la gente ti dice, ma allora cosa me lo chiedi a fare? Ma cosa mi chiedi? Ma allora cosa vuoi da me? Ma lasciami stare, ma era un problema mio. No, allora, ok, quindi cosa hai fatto? Ho scelto una terza opzione, cioè non ho alzato i prezzi. Sì? Hai licenziato del personale. No, guarda, non ho personale perché siamo una gestione super familiare, avrei dovuto licenziare la suocera. Ah, sono grane. Infatti, ho approfittato del fatto che qui ci fosse la fiera del tartufo, quindi un'affluenza pazzesca di gente. Sì. E allora ho un po' organizzato la sala con dei turni, che non è una cosa che generalmente i ristoranti fanno, lo fanno magari più le pizzerie, i pasti più frugali, così. Però ho detto, magari... Cosa vuol dire, scusami, con dei turni? Vuol dire che uno che viene a mangiare da te alle 7:30, entro le 9:30 se ne deve andare perché poi fate il secondo turno? Sì, però gestita in maniera un pochino più elegante, nel senso che intanto al telefono non ho mai detto facciamo i turni, però cercavo un po' di incastrare lo straniero che magari vuole mangiare presto, i tedeschi per esempio mangiano anche alle 7:00, con i ragazzi di qua che invece fanno aperitivo lungo e vengono alle 9:30. Ok, e quindi questo doppio turno ha sopperito alle tue... Sì. Ah beh, sì. Bene. Bisogna un po' però, secondo me, ancora spiegare alle persone che non è che siamo cattivi e quindi vogliamo fare i turni e quant'altro, ma era proprio... Sì, questa è una cosa che all'estero è un patto chiaro, nel senso all'estero va tantissimo. In Italia al cliente un po' gli girano ancora le palle il fatto di... Però il cliente deve anche mettersi un po' in testa che se ha finito di mangiare e poi consuma un caffè non è che può star lì seduto a tavola due ore e mezza. No, Fosca invece dice sì, cosa vuoi da me? Vabbè, però ok, questi devono lavorare. Hai bevuto il caffè? Le chiacchiere le vai a fare da un'altra parte. Fuori al freddo. Facciamo lavorare anche i bar, è giusto che lavorino anche loro. Dopo si va a prendere il caffè, il digestivo, l'amaro e quant'altro. Però sai che a Napoli non ti danno il caffè perché fanno lavorare i bar? Veramente? Al bar a Napoli, adesso magari non tutti quanti, ma è abbastanza tradizione, un po' come il caffè sospeso. Nei ristoranti, se tu chiedi il caffè, tendenzialmente non te lo danno perché aiutano i bar che sono magari nelle vicinanze, così tu hai mangiato al ristorante e poi il caffè te lo vai a prendere al bar.
Bellissimo, io sono fan di questa cosa perché penso che ognuno debba fare il suo lavoro. E quindi è proprio bello questo. Beh, adesso lo faccio anch'io, tolgo la macchina del caffè. Quindi, allora, che cosa abbiamo portato a casa da questa telefonata? La Silvia, ancora un ristorante che si chiama, com'era, la Pimpinella? La Pimpinella qua passata, cerco l'anima gemella con questa sera. La Pimpinella di Cuneo, non hai aumentato i prezzi, non hai aumentato i coperti, no. Doppio turno, uno viene, mangia e poi se ne va e ne fai altri, perfetto. Sì, questo è stato durante adesso la fiera, adesso ovviamente basta, adesso si fa di nuovo una cosa normale, si tiene duro. Spero che le persone magari capiscano che siamo qui anche proprio per portarla a casa, quindi invece di dividersi il pasto e poi mangiare un primo e non bere queste robe qui, magari invece si godano la cena, vai a cena magari una volta in meno, però quando vai mangia e bevi e divertiti, sì, no? Sì, ci sta, invece ci sta, tante ci sta. Volte tu hai tenuto il tavolo, glielo lasci per... Sì, Mauri ha capito il concetto, il succo a Maurizio era chiaro, va bene, sì. Guarda che sei impertinente, però alla gente piaci così, sai che un sacco di gente, Mauri mi sta dicendo, ah, ma a me mi piace Mauri quando dà di matto. Silvia, ti mandiamo un abbraccio, in bocca grazie, al lupo per il grazie. Ristorante, ciao, venuti a trovarmi, va ciao, bene, un bacio. Ciao.